Naviganti del Hobby, bentornati sul canale. Allora, ci diamo alla terza parte, terzo step del nostro Leviathan. Oggi faremo i metalli e metteremo le decalcomanie per lasciare tutta l'ultima puntata al weathering e ai particolari. Quindi oggi faremo anche un po' di wash, perché i metalli vi chiederanno anche quello, e ovviamente approfitteremo per lavare, per così dire, anche la parte gialla. Quindi lo invecchieremo a livello totale per poi domani vedere cosa fare con il weathering. Quindi subito dopo la sigla. Qualche cosuccia di Redgrass, perché Redgrass fa questo bellissimo dry brush che è ovviamente piatto, simile a quelli sintetici che fa la GV. Devo dire la verità, ha un pelo leggermente superiore in questo caso, e quindi è il migliore che ho in questo momento come pennello piatto in studio. Poi ovviamente ci sono quelli tondi, ma in questo caso non fa il caso nostro. Ci sono molte parti piatte del Dreadnought che richiedono molte situazioni appunto col pennello piatto. Poi dall'altra parte mi sono preso un 2-0, sempre a questo punto del Redgrass, perché è un martora e mi servirà per fare i tagli del primi weathering, diciamo, che faremo, che non hanno a che fare con l'invecchiamento che vedremo domani, ma sono semplicemente dei tagli proprio sulla lamiera che andiamo a simulare con dei piccoli segnetti che faremo, che dopo vi faccio vedere. Li avete già visti diverse volte, sono sempre quelli, li rivedremo per ripassare. Quindi ci vediamo tra un attimo, cominciando con il metallo. Allora, semplice, oggi usiamo due Metal Alchemy della Scale Color 75. Sono due metalli fantastici, un black metal e un thrash metal. Se vogliamo, eventualmente ci sarebbero altri due metalli della serie, e poi in realtà arriviamo fino a 6 con quelli quasi bianchi, per cui potremmo schiarire volendo con qualcosa di ancora più chiaro verso il silver. Ma non è questo il nostro caso, perché dobbiamo invecchiare il metallo, quindi direi che la partenza giusta è un black metal schiarito poi con il thrash metal e il wash. Partiamo quindi con un dry brush da fare a pennello piatto, quindi in questo caso appunto un pennello come questo che ha la praticamente peluria attaccata completamente piatta, e prendiamo il nostro colore, lo mettiamo sul pezzo di carta oppure texture per l'appunto, e iniziamo praticamente a metterlo sulla punta del pennello, cercando di asciugare la punta del pennello sulla carta stessa. Quindi il classico dry brush che ci permette di andare a prendere quelle parti piccole e dargli un leggero dry brush, che come vedete si vede in un attimo e va praticamente a fare le luci al nero che abbiamo fatto nella scorsa puntata. Quindi importantissimo questo passaggio subito dopo quello del nero, che era altrettanto importante per avere questo effetto ombra sotto il metallo. Voi sapete che moltissime volte la nuova tecnica GV va praticamente a mettere il metallo puro e dopodiché va a utilizzare il null oil, il nero, quindi un wash nero, per poter praticamente fare le ombre. Questo però effettivamente, nonostante venga fuori un buon metallo, non rende il metallo realistico come un sano dry brush fatto in questo modo qua, dove il pennello, come vedete, è abbastanza pigmentato ancora, non l'ho completamente levato, vedete che basta che sfioro per avere il rendimento che mi serve, e qui lascio che la punta del pennello faccia il suo, perché essendo piatta basta che ci vado dentro, è sufficiente premere un pochino
e lasciare che il resto vada da sé. Mi prende un po' di colore quasi puro qui perché non avevo il nero ma il giallo, e quindi in questo caso faremo come la GV e mettiamo la parte metallica. Questo è un black metal, che è un metallo molto scuro e quindi ce lo permette. Andiamo poi a fare tutta la parte delle armi, che come vedete, tra le altre, la cosa comoda è che a questo punto tutta la parte pigmentata va praticamente a asciugarsi direttamente sulla miniatura, e in questo modo io ho quello che si chiama effetto texturing per il driver. Ci sono delle tavolette che per esempio vende Artis Opus che servono a fare quello che sto facendo sulla carta, su appunto delle texture tipo MDF. Sto anche ragionando addirittura di produrne alcune mie per poterle vendere, perché sono molto comode ed effettivamente forse sono più comode anche della carta stessa. La carta assorbe moltissimo, mentre a noi serve che il pennello comunque un minimo rimanga pigmentato. Quindi diciamo che una base texturizzata in MDF con dei solchi, per capirci, quando voi andate a spennellarci sopra, l'MDF, che comunque, o il legno, sono abbastanza assorbenti in questo caso, e quindi ci permettono di levare il più del colore e conservare sul pennello quello che ci serve per pigmentare a dovere, però sempre a pennello asciutto, ok? Vedete che comunque questa cosa la sto facendo praticamente direttamente sulla miniatura e sta funzionando, perché vado avanti, tutte le parti metalliche che devo fare vengono fuori tranquillamente. E anche devo dire veramente bene. E in questo caso, ragazzi, voi sapete che Scale non è uno sponsor del canale, però devo dire che questo metallo veramente merita. Scusatemi. E quindi sinceramente, allora, il thrash metal siamo più o meno al livello del plate mail della Warpaints, o il gun metal è in mezzo. Il gun metal della Warpaints, quindi di Army Paint, mi piace tantissimo e forse è quello che uso di più. Però devo dire, come base manca sempre un metallo scuro, che in questo caso è veramente fantastico per quanto riguarda il black metal. Guardate come riesce a rendere immediatamente il metallo. Vedete, qui vado veloce, trasversale rispetto alla miniatura, quindi diciamo perpendicolare alla miniatura. Quindi in questo senso, se la miniatura va in quel senso, per capirci, per i più piccini magari che ci stanno guardando. Questo perché effettivamente, vedete, mi fa un effetto metallo invecchiato subito a prima botta, senza dovermi scalmanare più di tanto. Basta sufficientemente passare appunto il pennello, la punta del pennello. Cercate di spolverare la miniatura, come sempre vi ho detto, è proprio una spolverata, eh? Quindi se vedete che ne volete di più, spolverate di più, prendete più colore e ricominciate praticamente a spolverare. Non cercate di farlo in un colpo solo, perché non viene, e viene troppo pieno e saturo, e a quel punto non si vede più l'effetto dry brush che dovrebbe darci questo effetto invecchiato sul metallo. Guardate che bello che è, guardate come viene in un attimo. Per il weathering del 30.000 del Grimdark non esiste una tecnica, credo, migliore di questa per avere un metallo del genere. Guardate che roba viene fuori. Super risaltato con un solo passaggio di colore. Le ombre ci sono tutte. Ci sarà sufficiente poi passare con l'altro per avere praticamente il gioco fatto, no? Poi un wash, che in questo caso, oltre al Noon Oil, avrà anche un Agrax, un marrone scuro. Magari proviamo anche qualche wash nuova, e questo ci aiuta tantissimo per poi andare a fare il weathering nell'ultima puntata, dove lo vedremo appunto. Vedete qua, parte trasversali, parte piatta del pennello, rapidissimo, tac, e viene fuori. Me lo giro al contrario, in modo tale che non sporco il giallo, e vado a controllare la punta del pennello. In questo caso anche qui tampono. Questo è quasi uno stippling. Lo stippling è quando voi puntellate il pennello, potete farlo sia asciutto che bagnato, quindi ha praticamente due metodi lo stippling, e fa questo effetto, vedete? Praticamente è quasi un dry brush, solo che puntellate invece di
l'avete visto forse se avete seguito il canale, moltissimo sulla puntata dei Templari Neri, dove ho lavorato quasi tutto a Stippling in questo caso, o in quel caso, e quindi andate a vedere quella e capite subito di cosa sto parlando, semmai. Allora, qui invece abbiamo il piatto del pennello che ci serve per andare dentro. Cercate di non sbordare troppo. Se sbordate, pulite subito col dito, in modo tale che ci sia facilità nel pulire. Vedete che se lascio leggermente pigmento sul pennello, riesco a avere subito una resa bella del metallo. Guardate quante parti utili da fare con il pennello piatto, che come vedete in un attimo mi rende il metallo vivo. Prendiamo ancora colore, poco alla volta sempre ragazzi, perché non sapete mai quanto ne riutilizzerete ed effettivamente ci serve risparmiare, ok? Perché comunque questo è un hobby costoso e se riusciamo a conservare pennelli piuttosto che colori e farli durare di più, ragazzi, è tutto quanto di risparmiato per i portafogli. Allora, ecco qui, interno delle gambe, sempre parte piatta perché mi aiuta tantissimo, parte esterna non serve fare altro, leviamo un po' con il dito, ci siamo, parte interna qui della gamba e parte interna della gamba col taglio del pennello, così faremo anche davanti. Vedete che è abbastanza veloce, tanto che non sto utilizzando il time lapse, ma anche perché appunto ci tenevo a dirvi due cose per quanto riguarda questa parte della pittura. È la parte, diciamo, che aiuta a iniziare a invecchiare la miniatura, quindi è importante che non venga fatta a colore vivo, ma che venga fatta appunto a dry brush. Dove vedete sporco, dove avete sporcato, non vi preoccupate perché andremo a correggere con lo sporco stesso del weathering, creando praticamente delle macchie, un po' quando col tatuaggio si copre qualcos'altro che non si vuole più avere, compresa anche una cicatrice piuttosto che un altro tattoo, e andate praticamente a correggere sovrapponendo, ok? Quindi mai paura se vi sbagliate perché non succede niente. E avanti tutta. Allora, ci manca questo pezzo qua, bisogna stare molto attenti qui. Vedete che il nero all'interno c'è, mentre all'esterno non avevo niente, quasi era quasi giallo. Però girando la miniatura controllo sempre la punta del pennello, anche questo non mi stancherò mai di dirvelo. E come vedete viene fuori un buon metallo già alla prima passata, senza dover nemmeno star lì a diventare matti con 200 passaggi, no? Ultima cosa che ci serve da fare è questa parte qui, che sarà molto arrugginita dopo, e questi li vedo proprio belli, proprio pronti per essere arrugginiti, proprio queste trivelle praticamente che ha su uno dei due bracci meccanici. E poi sempre come sempre spolverare la miniatura. Ecco là. Mi è caduto perché cercavo di andare all'interno, vedete qua, è un punto un po' difficile da raggiungere, dovrò fare un po' di stippling casuale, però ce l'abbiamo fatta, guardate, è venuto fuori bene, alla fine è venuto fuori, e quindi lì per lì sono andato leggero e mi è caduto il pennello dalla mano. Allora, diciamo che siamo arrivati a un buon dunque, dove il metallo è abbastanza valorizzato, si vede dov'è e dove non c'è, guardate che roba, mancano solo questi due tubi qua sotto e direi che ci siamo. Prendiamo ancora un pochino di metallo nero, questi colori della scale non sono niente male, questi metalli devo dire che lavorano proprio bene.
Allora, qui andiamo leggeri. E voilà. Vedete che effetto che fa il nero sotto con il dry brush? Proprio, cioè, in un attimo sembra metallo realistico invecchiato, quasi quasi non servirebbe il Moon Oil. Io preferisco questa parte qui piuttosto che quella tecnica famosa GV, perché secondo me in questo caso qua diventa più realistico. Ma chiaramente siamo sempre nella scuola di pensiero del realismo, perché io mi avvicino di più ai modellini da aereo e da carro armato della Seconda Guerra Mondiale per fare le miniature della GV. Mi piace moltissimo quel tipo di genere lì invecchiato, e quindi per capirci sono più vicino alla scuola Forgeworld, mentre GV è pulitissima, no? Quindi, per esempio, se volete vedere delle cose del genere e passate per esempio da noi a Venezia, Samuele ha quel tipo di tecnica là ad Arcadia, molto molto bravo, pulitissimo, tra l'altro lo saluto, e lì effettivamente vediamo tutta una parte di tecnica molto molto pulita, che insomma a me piace un sacco quando la vedo fare dagli altri, non riesco a farmela piacere quando la faccio io, perché di fatto mi viene da andare avanti con gouache e weathering, perché poi le mie miniature le voglio invecchiate e realistiche, come se fossero vissute in battaglia. Ci vediamo fra un attimo per la seconda parte del metallo, anzi facciamo un timelapse dove faccio praticamente il secondo passaggio in thrash metal per dargli un po' di luce, e ci vediamo subito dopo. Fare i bordi del nero, quindi le luci del nero, ho deciso di farle con uno a uno il nero mescolato al Necromancer Clock. Quindi abbiamo un matte black e un Necromancer Clock della Army Painter, che come vedete mescolati insieme danno questo grigio che ha dentro delle connotazioni quasi bluastre, è grigio scuro, però c'è qualcosa che ricorda. E quindi vado a prendermi la miniatura e a provare a fare gli spigoli, questa volta come se fossero degli highlight, sulle parti alte, vedete, guardate qua, sempre col collo del pennello. Potrei anche esagerare un po' qui, e andare a cercare qualcosa in più. Quindi, tra l'altro, facciamo così, facciamolo in modo tale che dopo gli highlight li facciamo con il grigio, e guardate, andiamo quindi a dipingere intorno allo spigolo, ok? In questo modo qua. Il colore deve essere molto liquido, mi raccomando, aggiungete acqua, perché qui il colore deve essere proprio thin, sottile sottile, ok? Tirato, ok? Andiamo giù di qua e anche qui andiamo giù di qua. Ok. Si vede e non si vede, perché dopo, quando andremo a fare i colpi di luce, farà il suo effetto. Ecco qua. Ok? Andiamo a fare quel pezzo orizzontale, questo qui. Come fare dei bordi un po' larghi, no? Che appunto si devono vedere e non vedere. Ok, andiamo a fare la stessa cosa. Ricordatevi sempre di bagnare il pennello e sulla wet palette mescolare il colore in modo tale che sia sempre molto umido. Collo del pennello pulito, mi raccomando, colore sulla punta in modo tale che non vi trovate poi a dover rovinare un pennello o a doverlo curare. E anche qui spigoli abbastanza generosi sulle protezioni dei gomiti. Ok,
anche di qua. E anche qui. E andiamo a fare la seconda spalliera. Anche qui, come vedete, scusate, a volte sono un po' fuori dalla telecamera, lo so, è che non riesco proprio a maneggiarlo se non appunto rimettendomelo da me. Ancora adesso dovrò mescolare un po' di colore. Ecco qui. Quando ho mescolato, se ho usato lo stesso pennello che devo usare poi per pulire, pulisco il collo del pennello subito in modo tale che mi possa prendere il colore solo sulla punta. E andiamo abbondanti qui e qui. Scendiamo giù, curva, da un lato e poi davanti. E voilà. Ok, direi che ora ci mancano le ginocchia. Ecco Ok, direi che ci siamo. A questo punto, visto che ormai vedo che sto lasciando neri i tubi e mi piacciono così, andiamo a dargli un po' di luci, anche qui. Tra le altre c'era un pezzo argentato che abbiamo corretto subito. Vedete che mai paura, perché a un certo punto si risolve sempre. Anche qui. E voilà, di nuovo un po' di acqua, di nuovo un po' di colore mescolato e andiamo a fare la parte interna. Anche qui col collo del pennello trovo tranquillamente la strada giusta e ho dato le mie luci. Praticamente credo che in telecamera le vediate e non le vediate, eh? Cioè solo perché è un po' lucido il colore adesso perché è bagnato, ma sembra quasi nero. In realtà c'è il grigio e tornerà utile quando vedrete l'highlight perché darà più senso di tridimensionalità. Quindi questi passaggi che vi sembrano, diciamo, abbastanza superflui, sappiate che in realtà per avere una miniatura, insomma, di un certo livello non sono per niente superflui, anzi, sono quelli che danno la profondità e la tridimensionalità all'ultimo, diciamo, della miniatura. Di nuovo sto mescolando. Ok, pennello, collo del pennello pulito. Sempre le stesse cose, sempre gli stessi movimenti. Non si sgarra mai nel modellismo, eh. È praticamente una volta che avete imparato, si tratta di padroneggiare quello che avete imparato e quindi in questo caso il pennello e l'uso del pennello, ok? La cosa che magari ci può volere un po' di più è l'occhio per il colore, il tipo di colori, e lì se volete dare un boost basta studiare, vi andate a cercare per esempio i colori complementari. Capite e studiate cosa sono i colori complementari, effettivamente è un ottimo aiuto perché vi fa capire che c'è una logica sotto la colorazione, sotto quello che si vede che è bello, quando diciamo wow piuttosto che ah, carino, perché effettivamente anche l'accostamento dei colori ha la sua grossa parte, saperli accostare cambia tutto. Allora, siamo arrivati al grigio puro, che è il Necromancer Clock, vi ricordo. Spigoli. Praticamente è la stessa cosa che abbiamo fatto con se vi ricordate il giallo, solo che lo facciamo col nero
Ok. Qui andrò con la punta. Un po' più preciso perché altrimenti mi sborda e di nuovo andiamo a prendere col collo del pennello lo spigolo. Tra le altre qua sotto ancora non era nero, gli diamo il nero, visto che siamo qui non ci costa nulla, è un secondo, eccolo qua, mi pulisco il pennello e vado avanti con il grigio. Allora, spigolo anche qui. Ok, mi vado a correggere leggermente questa parte. Che era un po' troppo luminosa e l'ho resa di nuovo meno luminosa. Eccola qua. Allora, di nuovo acqua, grigio. E spigoli. Girate la miniatura il più possibile in modo tale che vi risulti abbastanza semplice seguire. Ora, qui in realtà lo spigolo è talmente sottile che vado avanti col colore liquido seguendolo con la punta del pennello. Chiaramente ci vuole la mano un po' ferma, ma potete andare avanti di spigolo e poi correggere, è un altro metodo. Tanto avete il colore già mischiato sulla white palette, quindi ecco qua. Via l'eccesso col dito e voilà. E adesso andiamo a fare le luci, per esempio sul gomiti. Qui e anche qui. Ecco qui. Ah sì, anche qui un po' di precisione purtroppo è necessaria, quindi chiaramente allenatevi ad avere la mano ferma. Ricordandovi che sbagliamo tutti, eh. Io per esempio quando vi parlo molto spesso sbaglio. Allora, ginocchia. Ho messo parecchia acqua adesso perché ho bisogno veramente del colore fluido. E quindi lo levo dal collo del pennello. Perché ho bisogno di controllare la punta. Ecco qua. Ok, e andiamo a fare le ginocchia. Anche qui spigoli in alto. Sto correggendo un po', assottigliando. Ok. Due passaggi sono un po' pochi, eh. Se vogliamo fare una cosa veramente sfumata, fatta bene, bisognerebbe farne anche tre. E anche. Cioè da lì in poi si apre un mondo di dialogo sulle luci. Però diciamo che può bastare.
ricordiamoci che stiamo facendo una miniatura che deve fare una bella figura, ma non portarci via l'anima, e perché deve essere giocabile. E quindi questo è lo scopo di questa miniatura, non di partecipare per al Golden Demon, per capirci. Quindi insomma, deve essere fatta bene, ma non devastante. Allora, qui si potrebbe fare uno scherzetto del genere, tipo una L, 1 e 1. Se fate le L a spigolo così, risalta un pochino il pezzo rispetto al resto, stacca ed è molto carino. Fatelo anche per esempio qui, sugli interni. E subito avete fatto risaltare anche qui la parte dello spallaccio che sembrava non emergere. Uguale facciamo dall'altra parte, quindi è un copia incolla. Andiamo a, vedete che mi sto appoggiando la mano nella wet palette, allora eccoci qua. Questo fruscio di fondo che sentite oltre alla musica non è il microfono che non funziona, bensì è l'aria condizionata, e qui in studio purtroppo devo tenere accesa quando lavoro, perché veramente è impossibile, altrimenti arrivo a 30 gradi e passa molto caldi perché è un sottotetto e quindi fa veramente caldo. E allora in estate sentite questo bzzz di fondo quando resto zitto. Ok, allora andiamo a fare i tubi, colpettino qui e colpettino sul tubo. Voilà. Ok, ci siamo più o meno, direi che per fare par condicio facciamo i tubi anche interni. È un attimo, collo del pennello e via. I tubi sono veramente abbastanza semplici, se non premete troppo vengono fuori facile. Piccolo colpo veloce con il pennello leggero e ovviamente collo il pennello. Voilà. Ok, andiamo a fare questa parte. Ok, diciamo che ha già una parvenza di tridimensionalità, c'è quello che serve, quindi sappiamo già che come base va bene, perché tanto poi il weathering coprirà moltissime cose, e questa è la parte divertente, cioè anche la più frustrante da un lato, perché magari avete collato qualcosa che vi piace e in teoria dovrebbe essere comunque ricoperto dallo sporco e dalla polvere, anche se è bello perché fa parte della natura, e quindi tocca andare a sporcare quello che abbiamo colorato. Chiaro, potete lasciarlo così com'è, ma se lo volete realistico sporco ci vuole qualcosa. Ok, comunque ci siamo, direi
che possiamo passare a questo punto alle lavature. A tra poco. Ragazzi, c'è un nuovo wash, così approfitto per farvi vedere anche finalmente i nuovi wash della GV, che si chiama Targor Rage Shade ed è una sorta di Agrax molto scuro con tonalità leggermente rossicce prugna, che aiuta moltissimo nel nostro caso. Quindi guardate, anche col pennello con la punta un po' larghetta, se io vado sopra vado a farmi l'ombra, diciamo, e guardate che bene che viene con questo colore qua. Poi asciugate leggermente sopra, così sporcate anche un po', ma guardate, avete già fatto un po' di weathering, fantastico, ed è veramente un nuovo colore che potrebbe iniziare a diventare uno shade molto utilizzato per queste cose, perché devo dire la verità, veramente si stende bene e ha questa colorazione che mi piace proprio tanto. Così intanto vedete anche un po' di shade nuovi. Questi, vi ricordo, sono appena usciti nella gamma Citadel insieme praticamente ai Contrast. Vedete che poi quando tampono fa un po' di macchia e in un attimo avete tirato fuori i dettagli. Guardate che differenza già che fa se fate così. Chiaramente anche qui un po' di pazienza, perché sennò lavare tutto è un po', insomma, tirata via. Qui adesso posso anche lavare un po' l'interno, ma tanto poi verrà fatto con il rosso, perché i missili li voglio fare abbastanza rossi, quindi ora come ora lascia il tempo che trova, diciamo, metterlo lì, però all'interno va bene. Allora, adesso qui dobbiamo andare avanti così, direi che un time lapse qua ci sta tutto, perché altrimenti andiamo avanti per un bel po' a fare questo. Quindi direi, ragazzi, un time lapse credo che durerà un buon 3-4 minuti e vediamo un po' che salta fuori, ok? Ci vediamo tra poco. Thank you.
ragazzi, allora il metallo è a posto, le ombre sono state fatte, come vedete è già un inizio di weathering e dappertutto adesso, oltre agli spigoli di luce, risaltano le ombre, quindi gli angoli interni, ok? Quindi la miniatura già sta emergendo per quello che poi diventerà, si è un po' scurita, è quello che deve fare. Ci dedichiamo un attimo alle decalcomanie, in quanto in questo momento dobbiamo lasciare asciugare il resto, quindi meglio dedicarsi un secondo alle decalcomanie. Che cosa facciamo? Andiamo a mettere le decalcomanie dove ci interessa, insomma, per andare poi avanti con il resto. Quindi in questo momento direi che possiamo tagliare un pugno di questi e metterlo da qualche parte. Adesso vediamo dove. Ci vediamo fra un attimo che cominciamo con, diciamo, l'araldica del nostro Leviathan. La prima cosa ovviamente è capire cosa vogliamo mettere e dove vogliamo metterlo. Allora, io voglio due decalcomanie in alto nella parte frontale del Leviathan. La prima, eccola qui, prendo una pinzetta e vediamo subito come fare. Allora, acqua. Tra le altre, l'acqua in questo momento è nera, quindi ci aiuta anche a invecchiare un pochino la decalcomania. Lo metteremo qua, mentre voglio poi il segnale templare dall'altra parte. E su una ginocchiera nera mi piacerebbe mettere qualcosa di bianco. Adesso vediamo un attimo cosa possiamo metterci. Ok, la nostra decalcomania è pronta. Col dito la tengo ferma e levo la parte che la sosteneva. Prendo il pennellino, lo bagno un po' e con il decal softener vado a lavorarla un po'. Perché con il decal softener? Perché comunque anche in questa parte piatta mi interessa che vada a spostarsi bene dove voglio e poi, ammorbidendo la decalcomania, la sposto più facilmente e tra le altre leggermente, se voglio rovinarla con uno scratch, la rovino e quindi può sempre tornare utile ammorbidirla. Direi comunque così va bene, quindi la lasciamo in questo modo qua e andiamo a mettere l'altra. E quindi taglierino, fate sempre attenzione quando maneggiate strumenti da taglio, andate sempre dalla parte opposta di dove ci sono le dita, non state mai con un dito dietro, ok? Mi raccomando. Poi dopo i genitori dei più piccoli mi dicono: guarda, questa cosa li insegna su YouTube, mi raccomando. E quindi adesso mettiamo il simbolo templare dall'altra parte. Ovviamente poi andranno rovinate, quindi mettiamo un po' di wash, decal fixer, così la fissiamo e poi dopo sopra andremo con il weathering anche domani. Allora, vediamo un po' se si sposta. Perfetto, andiamo a metterla qui. Zac. Ovviamente qui il gioco è un po' più facile perché decal softener o no, è piatta la superficie, quindi è fantastica per questo tipo di lavoro. Ok, spostiamo con la punta del pennello, così, eccolo qua che si è rovinato, guardate un po', ecco, questo è il decal softener che l'ha rovinata completamente. A questo punto la cambiamo, ok, così avete visto una cosa in più. E effettivamente succede anche a me, il softener l'ha talmente tanto ammorbidita subito che non c'è stata possibilità di salvarla. Cerchiamo di essere più rapidi, quindi più veloci con la prossima, cercando di metterla al volo più o meno giusta, in modo tale che il software non vada a ammorbidirla troppo. Comunque qualche crepa microscopica la sta iniziando a mostrare già anche l'altra, quindi direi che funziona il software. Ora non vado a rimetterlo, tanto il pennello è già bagnato d'acqua un pochino, e vado solo a spostare sperando che non mi faccia l'effetto indesiderato di prima. È un pochino, si rischia sempre perché è grande, eh? Ok, comunque
va abbastanza bene. Potrei spostarla ancora un po'. Ecco qua, guardate, da qui si è spostata bene. Oh, eccola qui. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato i bordi da... Ok, direi che gli diamo sopra un po' di softener solamente per integrarla. Ok, benissimo così, lasciamola stare, si asciugherà e poi metteremo il fixer sopra. Allora, vi ricordo che questi due prodotti, Decal Fixer e Decal Softener, si trovano in Greenstab facilmente, 2,90€, fate tutto. Vediamo se ho altre situazioni divertenti per il ginocchio. Direi di sì, vediamo cosa posso mettere, perché ovviamente nelle confezioni hanno riempito per i... insomma gli imperiali e il Sons of Horus. Ok, direi che potremmo mettere uno di questi pugni, è un po' piccolo, devo dire la verità. Potremmo anche mettere l'aquila qui, e che è molto carina, e metterla su questa ginocchiera qui, così va a contrastare il bianco che è di qua. Anche qui, vedete, l'occhio fa sempre un po' la sua parte, no? Cercate di fare quello che vi piace e che abbia un senso armonico. Ok, eccolo qui. Ci prendiamo la nostra deca e la mettiamo. Potremmo mettere per esempio anche qua sugli spallacci, ma non voglio riempirlo troppo, perché anche qui... sempre il solito discorso, troppa roba sembra un album di figurine. Questi vanno in battaglia, quindi non è una questione di riempirli di cose, ma araldica, cioè quello che loro vogliono far vedere in guerra, che rappresentano. Ok, quindi mi raccomando, anche qui non esagerate troppo con le decalcomanie. Ok, allora qui abbiamo già un'ottima posizione. Direi che posso lasciarlo così, è andata da Dio, quindi lo lasciamo così e non lo tocchiamo più. Guardate, ed è venuto direi subito bene con il suo bel falchetto sul ginocchio. E quindi a questo punto direi di lasciarlo così e mettere il decal fixer. Una volta messo il fixer, quando sarà asciutto, sarà come la plastica, possiamo con qualcosa di ferro rovinarlo, tagliarlo, che il resto non si sposta. Possiamo dipingerlo con vari weathering che lo rovinano. Un'altra cosa che fa il softener, che è molto molto carina, è che assottiglia questa parte che fa il bordo, che effettivamente è un po' brutta da vedere se rimane molto grossa. Quindi il softener la va a assottigliare fino a quasi spappolarla, e non si vede più dopo, quando avete finito di lasciarla asciugare. Mettiamo nel frattempo il fixer, vediamo un po', fixer che basta partendo dal centro, si mette sui bordi, poi levatelo dal centro e lasciatelo solo sui bordi, in modo tale che vada a fissare per l'appunto la decalcomania. Anche qui fixer, bordi e un po' al centro, poi dal centro potete asciugare e levare, così il nero resta nero, che non si sa mai che con le trasparenze vada a rovinarsi, anche se in questo caso a noi non interessa niente, perché quello che vogliamo è proprio rovinarla, quindi staremo a vedere dopo cosa salta fuori. Comunque, anche se adesso è trasparente e non si vede, il fixer c'è e chiaramente fa il suo mestiere, cioè fissa la decalcomania. Ok, bene, adesso che abbiamo fatto questo non ci resta che lasciarlo asciugare, e nella prossima puntata finalmente cominceremo ad andare giù pesantemente di weathering,
faremo la testa rossa con gli occhi blu accesi, e al di là di questo tanto tanto weathering e tante tante cose che possono rovinarlo. In più, ovviamente, particolari come queste parti qua, le gemme, la pergamena, magari questo fist o altro, insomma. E vediamo un pochino di terminare la nostra miniatura. Ci vediamo per un breve recap. Allora ragazzi, anche questa puntata è terminata, siamo riusciti a fare il metallo, le ombre, abbiamo scoperto un nuovo shade della GV, abbiamo visto come lavora un pennello Redgrass piatto, così come potete lavorare con quelli di Army Painter o quelli di Games Workshop, eccetera, di piatti ce ne sono tantissimi, l'importante è che qui dovete andare dentro tutte queste parti che sono veramente piatte e quindi è molto più facile da utilizzare piuttosto di quei tondi. Poi avete visto decalcomanie, decal software, decal fixer, abbiamo già dato una base con lo shade di weathering per domani o per insomma i prossimi giorni che arriverà la quarta puntata, probabilmente o sarà una puntata lunga dove farò particolari weathering o sarà diciamo la quarta penultima di una quinta poi che arriverà, ma penso che alla fine ce la faremo con quattro come sempre. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo, vi ricordo veramente che è prezioso e importante quando vi iscrivete, quando mettete una campanellina, quando mettete soprattutto un like, scrivete nei commenti tutto quello che pensate, tutto quello che avete bisogno, sono qui per voi. E poi vi ricordo per esempio che ci vediamo a novembre a Milano, dove porterò una miniatura da dipingere per farvi vedere certe tecniche dal vivo. Porterò, spero di aver dipinto tutto, gli Imperial Fist e gli Horus, i Sons of Horus, per una breve dimostrazione da un migliaio di punti, non di più, anche meno, insomma, per giocare un pochino insieme. Quindi ci vedremo lì, probabilmente sarò anche a Lucca Comics, poi a San Donato, vicino a casa nostra, c'è un'altra fiera del fumetto dove non ho di andare, insomma, sono un po' in giro in tournée questo autunno. Quindi ci vediamo, insomma, in giro per l'Italia, oppure qui, la prossima puntata, non mancate. Ciao!